Racconto attimi di vita personali, intimi, e racconti desunti da fatti di cronaca, che hanno al centro il passaggio del tempo e la meridionalità, l'essere cittadino del sud, di tutti i sud del mondo. È un lavoro che si è svolto in un anno e che ha il titolo di Minute, perché è un verbalizzare, un annotare continuo tutti i cambiamenti del tempo che si sono avvicendati nella mia vita e nella vita collettiva. Al di là dei racconti che io dedico a mio padre, a mia madre e a mia figlia, ci sono racconti di vita vissuta, di dolori come la malattia dell'Alzheimer, come il terremoto di Amatrice e come l'ibernazione, una ragazza morta per tumore che chiede di essere ibernata scrivendo una lettera al giudice, e in più ci sono racconti di vita vissuta più allegri, più spensierati, che però hanno al centro sempre quella caratteristica del sud che è parte integrante di chi nasce nel meridione.